si è svolto al PAN di Napoli il vernissage di apertura della mostra Imperfect. Una mostra che vuole portare all'attenzione e far emergere, in un momento storico caratterizzato da grande crisi economica e sociale, l'alto valore e il peso sostanziale del lavoro di un folto gruppo di architetti e designer campani. Attraverso un movimento fortemente radicato sul territorio, il design muove un intero settore economico. In questo momento, Italian Design, come fenomeno culturale, è una realtà molto presente e viva, ma non ancora abbastanza valorizzata in una città come Napoli e in una regione come la Campania. Il tema ruota intorno al racconto che descrive come si sviluppa il lavoro del designer e come questo sia parte integrante della realtà quotidiana presente nella vita a tutti i livelli. Da un lato, il processo creativo, che è un processo da cui scaturiscono non solo prodotti. Così, ai nostri microfoni, la curatrice Monica Massera. La mostra si divide in tre macro aree. C'è un'area dedicata alla innovazione e alla ricerca, un'area dedicata alla produzione e un'area dedicata all'autoproduzione, proprio perché il processo creativo e la produzione del design passano attraverso varie tipologie produttive. Il lavoro del designer copre a 360 gradi quella che è la vita quotidiana di ognuno di noi. È per questo motivo che abbiamo pensato di sensibilizzare il grosso pubblico, soprattutto napoletano, visto che a Napoli manca forse una cultura di massa che riguarda il design. La serata è stata anche dedicata alla beneficenza. Infatti, dalla mostra è nata una nuova trafila di pasta, Muoviamo gli ingranaggi. Un formato originale per un progetto di beneficenza con la curia per l'ospedale Santo Bono. Ai nostri microfoni la soddisfazione della direttrice del Santo Bono Pausillipon, Anna Maria Minicucci. Abbiamo opere all'interno dell'ospedale di Lello Esposito, di Bianca Maria Desio Cesari, dell'architetto Capasso, delle nuvolette della facciata del professore Carmine Gambardella e oggi anche il formato di pasta che ci hanno voluto dedicare i giovani designer e il nostro architetto, proprio perché voglio dire, pensiamo che la bellezza e il momento di solitudine, di dolore dentro un ospedale debbano coniugarsi per aiutare queste famiglie a ritrovare, voglio dire, il momento buono anche nella sofferenza.